Quest'anno ricorre evidentemente una contemporaneità di eventi particolarmente significativi, da un lato quelli legati alle elezioni che interessano in particolar modo il polo scolastico dove si svolgono le operazioni di voto, ma che richiede anche ovviamente di predisporre una viabilità e dei parcheggi adeguati per far pervenire le persone serenamente a votare. Dall'altro lato le festività del perdono che peraltro ritornano dopo 2 anni di assenza e quindi è un'iniziativa particolarmente sentita perché il racconto di Terra Nuova è una manifestazione identitaria, nonché un'iniziativa molto importante per le attività e per l'economia del territorio. Quindi siamo già al lavoro da oggi per coniugare le due cose, ho già parlato con la Prefettura d'Arezzo che ci ha dato la massima disponibilità a supportarci. Nei giorni a venire, quando il programma delle festività e la logistica dello svolgimento delle operazioni di voto saranno definite, ovviamente daremo con chiarezza e trasparenza tutte le comunicazioni alla cittadinanza in modo tale che tutti sappiano come devono comportarsi.